di succhini, sono Elisabetta e buona visione. I miei capelli hanno letteralmente fatto lo swash questa volta. Sapete perché ho fatto il primo swash? Ok, i miei capelli hanno fatto lo swash e sto a posto. Per fortuna, ragazzi, come al mio solito, non ho consumato il pacco di fazzoletti, però l'ho aperto mia madre lo ha. Perché adesso ho fatto il video. Non mi ricordo che video era. Ma di quello mi ride. Ok, allora non mi ricordo che video era. Ah, amicizia, sì. E ho poco poco versato poco poco di lacrime. Ma ci vuole la vita! Un po' di pianti ci vogliono! Ok, adesso farò il video. I miei ragazzi ideali. Allora, voglio sapere che sta pronta la carne, devo mangiare. Allora, il mio ragazzo ideale, il mio ragazzo. Sì, è un problema. Perché il mio ragazzo ideale è così, il mio ragazzo. Allora, il mio ragazzo ideale deve avere molti, molti pregi. Non deve avere difetti. Non sto scherzando perché tutti devono avere un po' di difetti. Però non sono molto sofisticata, promesso. Allora, il mio ragazzo ideale deve essere prima di tutto simpatico. Quello che io più. Simpatico, mi deve piacere il carattere deve essere allegro, deve avere gli stessi miei gusti, deve essere così, il mio ragazzo deve essere simile a me. Poi il mio ragazzo non deve essere geloso, perché se per esempio io ho il mio ragazzo, facciamo finta che si chiami il mio ragazzo Pinco Pallino, non si chiama Pinco Pallino, ma facciamo finta che si chiama. No, vabbè che io non sono fidanzata. Ieri mi ero fidanzata, oggi ho mollato. No, vabbè, sto scherzando, solamente che. Mi aveva fatto lo scherzo. Cioè, io mi ero fidanzata con un tizio ieri e avevo detto no, non voglio essere tua ragazza. Gli ho detto dai, ti prego. Allora mi stava facendo pena, diciamo, tipo. Allora mi sono fidanzata e ho detto vabbè, è uno scherzo, era un mio amico. Che lo odio tantissimo. Comunque, io non sono fidanzata, ma spero di avere un ragazzo così e buona visione. Allora, il mio ragazzo deve essere allegro, bello. Deve essere. Non dico che deve avere per forza gli occhi verdi o celesti e i capelli biondi come il principe azzurro. No, cioè, basta che non abbia i capelli color cane. I capelli deve averli appostissimo, se no glielo uccide, ragazzi. Ok, deve avere gli stessi miei gusti, deve essere uguale a me, diciamo. Però versione maschio. Allora ragazzi, io non faccio di solito i video da soli, ma c'è un cretino dietro di me che mi aiuta a montarli, che mi aiuta a vedere se. Che casino, chi è che rompe? Oddio! Cioè ragazzi! Ok, vabbè, lasciamo perdere. Il mio ragazzo è da Ali, quindi non dico che deve essere un principazzurro. Però deve avere almeno i capelli a posto e non deve essere geloso. Perché se io ho il mio migliore amico e voglio stare con lui, non deve essere un problema per lui. Perché a me dà un fastidio che non lo gelosia. Poi non deve essere affatto presuntuoso o superficiale. Perché a me danno fastidio le persone presuntuose e superficiali. Sì, esempio. Ok, per esempio, Amara, mi stanno bene questi capelli? Sì, tesoro, sono veramente molto carini. Li ho fatti bene. No, lo so, non mi me lo dici, che bello, che bello, che bello. Presuntuosa al massimo, io lo chiamo quello. È orribile. Ok, quindi non adoro le persone presuntuose. Nessun genere. E quindi no, presuntuoso no. Non deve essere. Arrivo! Non deve essere sempre attaccato a me, deve lasciarmi i miei spazi perché io voglio i miei spazi. Non deve essere una medusa. Ora un po' di che. Ho fatto così, praticamente. Lui stava troppo dietro, questo amico mio, e tipo. È caduto, ve lo giuro, è caduto.
Vabbè che pure inciampato perché è un idiota, però non si può riprendere, non può fare video, non può essere messo su YouTube perché è un grandissimo idiota. Però vi dico il nome, si chiama Mattia. Ciao Mattia. Ok, e quindi il mio ragazzo deve essere così. E poi non deve, come si dice, non deve avere tanti, non deve pensare solamente a se stesso, ma non deve pensare sempre a me. Dobbiamo, cioè, normale, un ragazzo normale che però con questi piccoli intoppi non deve averli. Quindi io ho accontentato Andrea, ho fatto questo video, però adesso è pronta la carne, devo mangiare, Mattia deve mangiare con me, quindi dobbiamo fare delle cose. Dobbiamo montare altri video, dobbiamo smettere di uccidere la gente che passa. Però a presto farò uno speciale. Perché mi sta andando, non lo so perché. Allora ragazzi, non è colpa mia se vi faccio vedere. Quello fa. Non è colpa mia. Questo video finisce qui perché ha fatto una cosa bruttissima. Io spero che succeda. Spero che il suono lo censurerai a questo punto. Ha fatto tipo una scorreggia, poi si è preso il sapone e si è spalmato in fronte. Io non capisco l'intelligenza dei ragazzi, dove sta? Dove arriva l'intelligenza dei ragazzi? Ciao, posto di lavoro. Quindi ragazzi, questo video è finito, io e Mattia vi salutiamo, vi diamo un bacio e ciao!